Allora, andiamo a parlare degli eroi che sono stati inseriti in questa chiamata, perché ci sono due particolarità di questi eroi. La prima è la famiglia, hanno introdotto una nuova famiglia, la famiglia dei super elementi. La famiglia super elementi rende la squadra mono elemento ancora più potente. Per ogni alleato che è lo stesso elemento di questo eroe, uno scudo con l'elemento di questo eroe è sostituito da una gemma della potenza. La gemma della potenza infligge 20 danni a un nemico casuale a ogni turno finché non viene abbinata. Le gemme della potenza si possono generare solo su scudi normali abbinati all'elemento di questo eroe e sul campo di battaglia possono esserci allo stesso tempo solo 5 gemme della potenza per elemento. Praticamente, giusto per farvi capire, un po' come la quarta stagione, però qui c'è un enorme vantaggio per questa famiglia. Ovviamente sono avvantaggiati player che giocano di monocolore o di 3 più 2, anche sono molto avvantaggiati con questa famiglia. Perché questa famiglia cosa fa? Che al 100%, quindi sempre, 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 trasforma una tessera, in questo caso gialla, in una gemma della potenza. Questa gemma della potenza fa 20 danni al nemico casuale fin quando non viene combinata. Un po', ripeto, come gli eroi della quarta stagione. La differenza qual è? È che in questo caso la gemma c'è sempre e c'è una gemma per ogni eroe di quel colore. Se andiamo di 3 più 2 con 3 gialli e Zandria, per esempio, si formerà e ci sono almeno 3 tessere gialle sul campo di battaglia. In quel momento si trasformeranno meglio le tre tessere gialle in tre gemme della potenza. E tutte e tre faranno 20 di danno a un nemico a caso. Se andate di monocolore e ci sono almeno 5 tessere gialle sul campo di battaglia, si trasformeranno tutte e 5 in gemma della potenza. Questo sempre. Ovviamente, se siete in mono, ossia con 5 eroi gialli, e sul campo di battaglia in quel turno ci sono 3 tessere gialle, solo 3 se ne trasformano, non 5, ovviamente. E come ben capite, il massimo di gemme della potenza che ci possono essere sul campo di battaglia è 5. Quindi, se in un turno lasciate le 5 tessere che trasformate in gemme della potenza sul campo di battaglia, il turno successivo, anche se se ne creano altre di tessere gialle, rimarranno sempre un massimo di 5, non di più. E ovviamente la particolarità è che solo le tessere dell'elemento, in questo caso giallo, si trasformano in gemme della potenza, nessun altro. Quindi se anche se siete in mono gialla e non c'è nessuna tessera gialla sul campo di battaglia, nessuna si trasforma in gemma della potenza. Chiaro come funziona la famiglia? Poi questi eroi hanno una passiva. Modificatore forte danni truppe. Che traduzione. Le truppe di questo personaggio infliggono un 100% di danni aggiuntivi contro l'elemento più debole. Questo personaggio riceve un 10% in meno di danni aggiuntivi nelle truppe di elementi più forti. Si traduce in le truppe, o meglio, quando si fa l'attacco normale di questo eroe, infliggono il 100% in più di danno contro le tessere dell'elemento più debole, a lui debole, in questo caso il viola. Quando lui attacca, quando il giallo attacca il viola è debole e quindi di conseguenza infligge il 100% di danni in più all'eroe viola. Ed inoltre questo eroe riceve 10% in meno di danni, 10% in meno di danni dal colore contro il quale è forte. Viola in questo caso, perché il viola è forte contro il giallo, quando subisce danni dal viola ne subisce il 10% in meno. Quindi fa più danno, in questo caso giallo e viola è abbastanza contorto, perché nel senso che sono sempre loro, o giallo o viola. Ma questo succederà lo stesso
con quando usciranno eroi verdi, blu o rossi, e là sarà un po' diverso perché comunque faranno, non saranno opposti tra di loro. In questo caso sempre giallo e viola. Farà il 100% di danni in più contro i viola e subirà il 10% in meno di danni sempre contro il viola. Queste due, sia la famiglia sia la passiva, si rivedono in entrambi gli eroi, quindi presumo che siano per entrambi tutti gli eroi di questa famiglia, Super Elementi, sarà la stessa identica cosa. Vedremo la prossima volta con i verdi cosa succede, ma presumo che sia esattamente lo stesso. Esattamente lo stesso. Andiamo a parlare degli eroi in sé. Che dite? Ci siete? Parliamo di Zandria, 5 stelle giallo, classe paladino, famiglia dei super elementi, passiva. Abbiamo visto prima, modificatore forte di danni truppe. Ha 756 di attacco, 819 di difesa, 1549 di salute. È un eroe molto lento, che infligge un 210% di danni a tutti i nemici. Infligge un 20% di danni aggiuntivi per ogni scudo sacro sul campo di battaglia, fino a un 450% massimi di danni totali. Ogni alleato caduto ha un 20% di probabilità di essere rianimato con un 40% di HP. E ogni scudo sacro sul campo di battaglia aumenta la probabilità di essere rianimato di un 5% fino a un 80% di probabilità totale. Siamo di fronte a un eroe che ha un buon attacco, un'ottima difesa e un'ottima salute. È un molto lento. E questo molto lento cosa fa? Semplicemente attacca tutti e dà una probabilità a chi è morto di risorgere. E di più, cosa succede? Andiamo ad analizzare effettivamente i dati di questo eroe. 756 di attacco, ripeto, è un buon attacco. Fa di base 210% di danni a tutti i nemici, che è un buon attacco, non è il massimo essendo molto lento, però è un buon danno che fa di base, ma questo 210% c'è la probabilità di essere aumentato. Come? In base al numero di tessere presenti sul campo di battaglia nel momento in cui parte. Questo è una speciale che già abbiamo visto in passato con altri eroi, quindi più o meno dovrebbe essere abbastanza semplice da capire. In base al numero delle tessere che stanno sul campo di battaglia, aumenta questo danno. Quanto aumenta? Aumenta del 20% per ogni tessera fino a un massimo di 450%. Questo cosa ci fa capire? Ci fa capire che semplicemente questo eroe, nel momento in cui parte, se ci sono 12 tessere sul campo di battaglia, fa 450% di danni a tutti i nemici. Ed è un danno assurdissimo. No, assurdo, assurdissimo. Perché oltre questo, perché giustamente poteva non bastare questo, cosa fa? Fa risorgere, o meglio, dà una probabilità di base il 20%, che è bassa. Ovviamente di base il 20%, però rinascono col 40% di HP, che è tanta roba, 40%, è quasi la metà della salute, rinascono. E il bello qual è? È che il 20%, le probabilità del 20% possono aumentare anche queste in base al numero di tessere gialle che sono presenti sul campo di battaglia nel momento in cui parte. Quanto è questo aumento? Del 5% per ogni tessera, fino a un massimo dell'80%. Per arrivare all'80% c'è bisogno sempre di 12 tessere presenti sul campo di battaglia. Quindi, ricapitolando, se questo eroe nel momento in cui parte ci sono 12 tessere gialle sul campo di battaglia, fa un danno di 450% a tutti i nemici. E dà una probabilità dell'80%, 80% di far rinascere gli alleati morti con il 40% di HP. Questo è il massimo di questo eroe. Quindi stiamo parlando di un resuscitatore giallo
giallo, che è già una novità assoluta, che attacca pure. Quindi anche se parliamo nel momento in cui parte Zandria, non c'è nessuna destra sul campo di battaglia, comunque abbiamo un eroe che fa 210% di danni e ha il 20% di possibilità di far resuscitare un alleato morto. Quindi rimane comunque un resuscitatore che attacca tutti. Ed è tantissima roba. Dopo avervi detto le cose positive, passiamo al perché, secondo me, il tutto viene vanificato. Viene vanificato dal fatto che è molto lento. E che la sua speciale, ovviamente, è legata alle tessere. A me, specificatamente, eroi che legano la loro abilità speciale alle tessere non piace tantissimo. Per il semplice fatto che uno deve già lanciare quelle tessere, non è che dice le posso accumulare e poi le lancio. Lancio l'eroe e poi lancio le tessere. No, purtroppo le devi lanciare perché comunque devi far caricare questo eroe. L'unico eroe differente è Passepartout, il blu della quinta stagione, o della quarta, ma mi sta venendo il dubbio, della quarta, giusto Passepartout, che comunque si carica con le tessere blu, però poi aumenta la sua speciale in base alle tessere verdi che stanno sul campo di battaglia. La quarta stagione Passepartout, ok. Ed è l'unica eccezione. Gli altri, Friggio, Dino, giusto per dirne due, si caricano, come lei, Zandria, si caricano con le tessere del proprio colore. Quindi uno deve scegliere o conservarsi le tessere o far caricare l'eroe. La scelta secondo me non ci può essere, perché uno deve far caricare comunque l'eroe e quindi lancia le tessere. Lanciando queste tessere, comunque sul campo di battaglia ne rimangono meno. E questo è il problema, secondo me, di questi eroi che basano tutto, o meglio, la maggior parte la basano su questa cosa qui, sul numero di tessere che stanno sul campo di battaglia. Inoltre, ciao Yolanda, buonasera. Inoltre, Zandria è molto lento. Cosa significa? Che per far caricare un Zandria in attacco, parliamo, c'è bisogno di 12 tessere, minimo 10 tessere, se si fanno con tutti i vantaggi possibili con la velocizzare l'eroe. Di base ci vogliono 12 tessere per far caricare Zandria. Quindi io già devo avere una scacchiera abbastanza favorevole per far partire abbastanza rapidamente Zandria. In più, dopo che lei, o meglio, nel momento in cui lei è carica, devo avere comunque altre tessere sul campo di battaglia. E per arrivare al massimo ce ne vogliono altre 12. Quindi parliamo di 24 tessere per arrivare al massimo. Ho fatto male i conti? Dovrebbe essere 12. C'è bisogno di... Allora, facciamo i conti. Allora, noi abbiamo il 210%. Ad arrivare al... Allora, 210... non so scrivere. 210%. Dobbiamo arrivare a 450. Sono 240. 240 è 7 per 2. 240. No, scusate. Numeri a caso sto dicendo. Non ci pensate. 20... 240 diviso 20 sono 12. Fatto io male i conti? 12 per 20 fa 140. Fa 240. Ah, stai dicendo per attivarla? I molto lenti ce ne vogliono più di 12? Vedi, mi dimentico le cose, aspettate. Ce ne vogliono 14, forse ha ragione. Allora. Ah sì, perché i medi 10, i lenti 12 è molto
molto lenti sono 14, sì, scusatemi ragazzi. Sono 14 tessere. Io ho al free che è velocizzata e quindi basavo su quello, giustamente. Sono 14 di base, fino ad arrivare a 12. 12 al minimo. 12 al minimo, sì, avete ragione voi. Quindi, ricapitolando, sono 14 tessere, ancora peggio. 14 tessere più 12 per farlo caricare. Quindi parliamo di 26 tessere per farlo partire al massimo. Ovviamente voi mi potete dire, ok, ma a me non è che mi interessa più di tanto farlo partire al massimo, mi interessa anche alla metà. Mettiamo caso che con 6 tessere, quindi la metà, comunque avremo un eroe che danneggia 330% di danni a tutti e ha il 50% di probabilità di rianimare un alleato morto, che è comunque tantissima roba. Ma il problema sono sempre il numero di tessere, perché 14 per farlo caricare più 6, arriviamo già a 20 tessere. Ok, l'abbiamo velocizzato, ma sono comunque 18 tessere che vanno lanciate, che è tanto, troppo. Ovviamente nelle guerre molto rapide, sicuramente per chi ha la fortuna ovviamente di beccarla, la si vedrà praticamente ovunque, perché comunque un eroe che in quella tipologia di guerra attacca e fa resuscitare è immensamente utile. Quindi in quelle guerre, nelle guerre attacco lampo, si vedrà sempre. Però è anche vero che in tutte le altre situazioni no. Non credo che sia un enorme vantaggio avere Zandria in squadra in tutte le altre situazioni. È sì, ok, un resuscitatore giallo, ma nel momento in cui parte non è detto che vi fa vincere il raid. È un molto lento che non vi fa vincere il raid quando parte. È un me. Secondo me. Per me un eroe è come Alfrique, molto lento deve essere, che nel momento in cui parte non ti fa vincere il raid al 100%, ma quasi. Anche perché al giorno d'oggi ci sono tanti lenti che ti fanno vincere il raid da soli. E qua parliamo di un molto lento. Ripeto, il vantaggio grosso di questo eroe, oltre al fatto nelle guerre molto rapide che è devastante, è che comunque è l'unico resuscitatore giallo. Ma tolto questo vantaggio qui, secondo me non è il massimo. Ci sono eroi per me a cui dare la precedenza. Quindi Zandria è sì da alzare, ma ci metto con riserva. Dipende sempre da chi avete, ragazzi. Dipende sempre da chi avete. Se avete solo 6 frecce, avete solo Zandria da alzare, ci penserei. Se avete un'altra tipologia di eroe che magari vi può servire un po' di più, allora sì, ho alzato prima l'altro, poi Zandria. Se avete un'infinità di frecce e non avete eroi, Zandria va alzata, per dire. Quindi per me è da alzare con riserva. Poi passiamo al secondo eroe inserito in questa chiamata e parliamo di Yekun, roba simile. 5 stelle giallo, classe monaco, famiglia sempre di super elementi, sembra la solita passiva. Abbiamo 824 di attacco, 718 di difesa, 1582 di salute. È un molto rapido che infligge 200% di danni a tutti i nemici. Tutti i nemici di tipo oscurità ottengono un meno 34% di precisione per 3 turni, e qua hanno inserito addirittura la novità col punto interrogativo, per dirci che le probabilità di mancare il colpo si applicano anche alle abilità speciali.
Tutti i nemici di tipo ghiaccio ricevono un meno 34% di difesa per 3 turni. Tutti i nemici di tipo natura ricevono un meno 34% di rigenerazione mana per 3 turni. E tutti i nemici fuoco ricevono un meno 34% di attacco per 3 turni. Abbiamo un eroe che ha un ottimo attacco, poca difesa, ottima salute. È un molto rapido che devasta tutti i nemici. Devasta non tanto per il danno 200% in sé, perché ci sono eroi che fanno molto più male rispetto a lui, ma per il fatto che è un molto rapido. Già solo così sarebbe stata una cosa allucinante, invece loro hanno voluto esagerare. Esageriamo. Per tutti i colori, ad eccezione del giallo, ricevono un malus. Questo malus cambia in base al colore. Per gli eroi viola colpiti riceveranno un meno 34% di precisione. Per i blu colpiti riceveranno un meno 34% di difesa. Per i natura, i verdi colpiti riceveranno un meno 34% di rigenerazione mana. E per i rossi colpiti riceveranno meno 34% di attacco. E sono tutti malus, secondo me, allucinanti. Non è che dici gli abbasso la difesa del 5%, no, abbassiamo la difesa del 34%. Abbassiamo la precisione del 34%, abbassiamo la rigenerazione mana del 34%. Cioè, non poca roba, no. No. Oltre al fatto che fa, ripeto, 200% di danni partendo da una tessera di 824. Ragazzi, siamo di fronte all'ennesimo nuovo eroe assurdo. Un molto rapido normalmente parte con 7 tessere, si velocizza rapidamente e arriva a 6 tessere con pochissimo. Quindi immaginate un eroe molto rapido che fa 200% di danni, cioè uno con 7 tessere vi fa 200% di danni. Questo parlo in attacco ovviamente, in difesa è giusto il doppio. Ci sono pochissimi rapidi che fanno questo danno e ci sono medi che fanno lo stesso danno. In più, oltre al danno, anche i malus. Questo eroe ha danno tessera assurdo, che comunque è altissimo come danno tessera, ha velocità assurda, molto rapida. L'unica pecca, se proprio la vogliamo trovare, è la difesa bassa, che dura veramente poco, 718. Dura poco, ma parliamo di un eroe molto rapido. Anche se lo schierate in difesa, questo eroe parte comunque, anche perché c'ha salute che è infinita, 1582 di salute di partenza. Cioè, comunque resiste. Si può utilizzare in qualsiasi luogo, mare, laghi, ovunque lo potete usare questo eroe, ovunque. Difesa, attacco, titano, guerre. Onestamente vi dico pure di più, un eroe del genere io lo metterei anche nelle guerre molto rapide, ma senza nessun ritegno alcuno. Perché anche se perde in velocità rispetto ad altri eroi, ha comunque un danno e dei malus allucinanti. Anche se sono tutti gli altri eroi molto rapidi come lui. Cioè, parliamo di un eroe veramente, veramente, veramente assurdo. Ovviamente questo eroe è da alzare, non solo da alzare. Va fatta questa chiamata per cercare di beccare questo eroe. È allucinante. Oltre il danno anche la beffa. Esattamente. Questo è un altro di quegli eroi inseriti nel gioco, nuovi, per fare le chiamate, ragazzi. Perché questo eroe, se avete questo eroe, vi sconvolge tutto. Vi migliora in una maniera assurda qualunque tipologia di squadra, qualunque tipologia di difesa, qualunque cosa. Qualunque cosa.
Ovviamente è stato inserito qua per fare questa chiamata, ovviamente. Senza ombra di dubbio. Va bene, ragazzi, per chi sta guardando questo video su YouTube, vi invito come sempre a seguirci anche sul canale Twitch, perché da oggi praticamente saremo in diretta tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 21, in cui la prima parte, quindi dalle 17 in poi, parleremo di Empire & Puzzle. Sarà un'oretta esclusivamente di Empire & Puzzle prima di passare ad altri giochi. Quindi ragazzi, seguiteci, seguiteci, che più siamo, meglio, meglio, meglio. Buonanotte a tutti.